Spesso qui sul mio canale vi ho portato video riguardanti schede grafiche al di sotto o sulla soglia dei 100 euro, perché ritengo che siano ancora al giorno d'oggi una valida alternativa per chi non ha molto budget e vuole comunque giocare agli ultimi titoli. Beh, oggi ve ne voglio presentare un'altra, cioè questa AMD Radeon RX 5600 XT. Ovviamente andremo a vederla in azione in diversi benchmark di produttività e gaming. Inoltre l'andremo a confrontare con la sua acerrima nemica, la Nvidia RTX 2060, che abbiamo visto in un video dedicato quest'estate. Infine scopriremo quindi se è una valida alternativa su questa fascia di prezzo o se invece è meglio considerare altre alternative. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questa Radeon per andare a scoprire se a fine 2024, quasi 2025, questa scheda grafica della fascia già citata dei 100 euro può essere una valida alternativa oppure se è meglio considerare altre schede, perché attualmente si trova sì su questa fascia di prezzo, ma come saprete, immaginerete, nel mercato dell'usato, insomma, ci sono tante occasioni, tanti affari, ovviamente anche tante fregature o comunque prezzi fuori mercato. E questa fascia di 100 euro è veramente piena, ma piena di alternative. Quindi sarebbe interessante vederne diverse per farci un'idea, magari anche reimpostare il nostro budget, dire ok, magari forse è meglio che spendo qualcosina in più, oppure ma sì, ci sta dopo tutto questa scheda. E quindi per questo oggi andremo a scoprire tutto quanto relativo a questa Radeon. Prima però di continuare col video, vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, così da non perdere nessun video che uscirà sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre vi invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, uno per quanto riguarda hardware e videogiochi nuovi, l'altro invece per tutto quello che riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e sul mio canale di TikTok, così da non perdere nessun aggiornamento e novità riguardante il canale. Detto questo, direi che ora possiamo partire con le specifiche tecniche di questa 5600 XT. Questa è una serie di schede video molto interessanti perché AMD si era finalmente sganciata dall'ormai vetusta architettura GCN ed è attualmente, insomma, l'architettura, giustamente con le varie rivisitazioni che abbiamo tuttora più o meno, e quindi questo è stato un bel passo in avanti con delle schede anche che consumavano decisamente meno alle già citate Radeon Vega 56 e 64, che tra l'altro sono anche un'altra alternativa rispetto a questa scheda, ma questo è un altro discorso. E in ogni caso ci troviamo di fronte a un chip basato su, sì, l'architettura RDNA, ma è un Navi 10 con 2304 shader sbloccati all'interno, che rispetto ai 2560 della RX 5700 XT sono un pochino meno, la quale implementava lo stesso chip ma sbloccato al 100%, e rispetto alla sorella maggiore 5700 XT, questa 5600 XT ha anche 2 GB di memoria in meno, tra l'altro a un bus anche inferiore, perché ritroviamo 6 GB di VRAM GDDR6 con un bus a 192 bit per un totale di 228 GB al secondo di bandwidth, che è abbastanza meno rispetto ai 448, se ricordo bene, della 5700 XT. Quindi ritroviamo una scheda che all'epoca, quando uscì, non fu magari questo successone, perché la 2060 aveva i suoi vantaggi, anche se costava qualcosina in più, andava effettivamente anche qualcosina in più, e quindi questa 5600 XT non vendette chissà quanto, però alla fine la ritroviamo ancora oggi nel mercato dell'usato, e con questo video andremo a riscoprire le prestazioni anche confrontata con la 2060. Quindi, per non perdere altro tempo, direi ora di passare alla piattaforma di test, che è composta dall'attuale test bench, cioè Ryzen 7 7700, 8 core 16 thread, scheda madre Asus ROG X670 e gaming Wi-Fi, 32 GB di RAM DDR5 6000 MHz CL30, e come SSD abbiamo invece un Crucial T500 da 2 TB. Come alimentatore infine abbiamo un Thermal Take Tough Power da 1050 W 80 Plus Platinum. Quindi, detto questo, direi ora di passare ai benchmark. Piccolo disclaimer prima di cominciare: i benchmark che andremo a vedere della 2060 sono relativi al video di quest'estate, quindi con driver diversi e anche una piattaforma che non è super aggiornata perché era ancora su un Ryzen 7 3700X e 32 GB di RAM DDR4. In ogni caso, non eravamo CPU limited, quindi aspettiamoci dei risultati
risultati praticamente identici anche utilizzando una configurazione più nuova come quella che abbiamo utilizzato oggi. Passando quindi ai benchmark di produttività, abbiamo Cinebench 2024, in questo caso la 2060 fa 1200 punti in più della 5600 XT, Blender Open Data 4.0 in questo caso anzi i margini sono ben più grandi, la 2060 fa infatti tre volte il punteggio della 5600 XT, su Geekbench anche la 2060 rimane in vantaggio anche se non per margini così elevati, comunque 81.000 punti contro 65.000 della 5600 XT. Passiamo ora alla suite di benchmark SpecView Perf, dove invece la Radeon batte la 2060 in diversi applicativi che vedete elencati, potete confrontare anche il punteggio insomma a schermo, e però c'è da dire che la 2060 in questo caso non l'abbiamo vista in diversi applicativi dove di solito vince e dove la 5600 XT non può proprio partecipare, cioè V-Ray, Octane Bench e anche Stable Diffusion, visto che su questa scheda Radeon non possono proprio andare, quindi in questi casi la 2060 vince a tavolino. Quindi per passare ora ai giochi, come primo titolo abbiamo Control. Vi dico, qui stiamo registrando internamente con la 5600 XT, quindi se a schermo vedete dei frame rate un po' più bassi è per questo motivo. Comunque abbiamo in questo caso dei risultati molto simili, 100 fps contro 99 della 2060, mentre su Alan Wake 2 la 2060 rimane in vantaggio, 39 fps quasi 40 contro 30 della 5600 XT. In questo caso la 2060 è stata testata col DLSS Quality, mentre la 5600 XT con l'FSR Quality. Se passiamo ora a Death Stranding in Full HD settaggi al massimo, abbiamo 96 fps contro 111. In ogni caso, framerate perfettamente giocabili, volendo potremmo anche aumentare un pochino in questo caso la risoluzione, mentre in altri titoli, vi dico, siamo limitati parecchio dalla quantità di VRAM. Passiamo ora a Fortnite, capitolo 6, stagione 1, Full HD settaggi medi. In questo caso anche la 2060 rimane un pochino in vantaggio, 187 fps contro 150, che comunque sono perfettamente giocabili anche con la scheda Radeon. Ora direi di passare a God of War, in questo caso la clip è della 2060, la 5600 XT fa 97 fps contro i 96 della 2060, quindi due frame rate veramente molto molto simili tra loro. Ora direi di passare ai benchmark di Cyberpunk, in questo caso Full HD e settaggi di Hardware Unboxed, e la 5600 XT si difende abbastanza bene con un risultato sopra i 60 fps, mentre la 2060 va un pochino meglio, diciamo stiamo sui 70 fps, come 1% low siamo lì per tutte e due le schede. Su Resident Evil 4 Remake Full HD è priorità alla grafica come settaggio, mentre abbiamo però abbassato le texture a 1 giga, mentre di solito sarebbe a 2 giga per tutte e due le schede, 61 fps per la 5600 XT, 77 per la 2060. Su The Finals Full HD e settaggi medi abbiamo due risultati molto simili, che in questo caso la 5600 XT fa 84 fps, la 2060 82, quindi davvero niente male, anzi la Radeon ha anche un 1% un pochino più alto rispetto alla 2060. Su Black Myth Wukong in Full HD, TSR, Quality e settaggi di Digital Foundry, in questo caso vediamo i risultati solo della 5600 XT perché non avevo risultati della 2060, 30 fps in un caso col TSR e 31 con l'FSR. Age of Mythology Retold, Full HD settaggi maxati, in questo caso non utilizziamo upscaling né niente e facciamo 100 fps, quindi davvero perfettamente giocabile anche su un gioco uscito quest'anno. Su invece Final Fantasy come ultimo titolo abbiamo 1080p e settaggi di Digital Foundry che praticamente sono settaggi quasi maxati, 34 fps per il Full HD nativo e 38 per l'FSR Quality. Detto questo, direi ora di passare alle conclusioni di questo video. E rieccoci qui ragazzi dopo aver visto tutti i benchmark e il confronto con la 2060. Che dire, questa Radeon non si comporta malissimo, anche se abbiamo visto più di qualche titolo in cui sta abbastanza dietro alla 2060. Nulla che non si possa colmare magari con un po' di overclock, soprattutto sulle memorie, qualcosina anche sul core, però per questo video ho deciso di lasciare la scheda a stock così insomma come arrivava. E alla fine questa poi è una custom di XFX che più o meno ha dei clock insomma abbastanza standard. Poi ovviamente se troviamo la Asus ROG Strix del caso oppure altre comunque custom più spinte, ovviamente avremo delle prestazioni maggiori, però parliamo ad ogni modo sempre più o meno dello stesso livello di prestazioni al giorno d'oggi, che è quello della 2060. Secondo me il fattore limitante che è sia per questa scheda che per la 2060 sono i 6 GB di VRAM, che per la maggior parte dei giochi possono comunque andare bene in Full HD,
anche se siamo veramente molto molto stretti. Però al di là di questo, se comunque ci limitiamo a giocare magari non titoli super pesantissimi, che riesce comunque a farci girare bene o male sui 30 fps, penso magari ad Alan Wake 2 oppure anche a Black Myth Wukong, se alla fine lo utilizziamo per titoli magari un po' più vecchiotti o comunque più gli esport, anche quelli un po' più ottimizzati, leggerini, alla fine una scheda che ancora la sua riesce a dirla. C'è da dire però, aprendo l'argomento prezzi, che a questa cifra sui 100 euro a mio parere ci sono alternative migliori. Al di là delle stesse Vega che troviamo sui 100 euro, a volte anche abbastanza meno, Vega 5664 oppure le GTX 1070, 1080 anche, che hanno 8 GB di VRAM, e già qui insomma abbiamo un bel vantaggio. Questa è una scheda che ovviamente non implementa nessun tipo di ray tracing e neanche di upscaling dedicato tramite core, Tensor Core e quant'altro, perché ovviamente è una Radeon, quindi non ne ha, e per questo motivo andare anche con una scheda grafica di generazione precedente avrebbe pure senso alla fine, se vogliamo risparmiare qualcosa avendo poi più VRAM. Ovviamente dobbiamo tenere in considerazione i consumi un pelino più alti se scegliamo una vecchia Radeon o anche una GTX della serie Pascal. Però la cosa che io farei se avessi questo budget magari è veramente risparmiare quei 20 euro in più per riuscire a prendere, vi faccio l'esempio, o la stessa RTX 2060, anche se secondo me il limite dei 6 GB rimane lo stesso, pur essendo una scheda comunque più prestante di questa e con tecnologie come il DLSS che possiamo utilizzare in qualche caso. Abbiamo però tante alternative, le stesse Radeon RX 5700 XT usate, magari contrattando un po' sul prezzo, sui 120 euro, 130 riusciamo a portarcela a casa, oppure le stesse RTX 3060, 3060 Ti, che a volte mi è capitato spesso di vederle sotto i 200. Certo, non parliamo dello stesso budget e per questo motivo, se mi dovessi attenere proprio a 100 euro spaccati, vi direi piuttosto puntate una GTX 1080 o al massimo una 2060 o una Vega 5664, per quelle vanno bene. Ripeto, secondo me il gioco però non vale la candela e sarebbe meglio, ecco, spenderci qualcosina in più, perché riusciamo a ottenere veramente tanto in più spendendo quel pochino. Un altro fattore secondo me da considerare è anche l'uscita recentissima delle Intel Arc di attuale generazione, le Battle Mage, con la B580 e la B570. Perché vi chiederete? Perché quelle schede, pur proposte a un prezzo che non è la stessa fascia di prezzo di questa 5600 XT, parliamo infatti di $220, $250, a mio parere porteranno un bel po' di pressione sul mercato dell'usato, che non risponderà subito a questo cambiamento, magari ci metterà un mesetto o due, ma ci sarà secondo me un cambio di paradigma per il semplice fatto che queste schede proposte a quella cifra, quindi 250 euro, offrono veramente tanto, ma tanto in più rispetto alle schede grafiche attualmente su quella fascia di prezzo, e ciò secondo me porterà a un abbassamento di prezzo abbastanza consistente un po' per tutte le varie schede che stavano su quella fascia, che si abbasseranno di prezzo, e ci sarà come fosse una reazione a catena, un effetto domino che sposterà il costo di queste schede verso il basso. Quindi a mio parere, se già questa 5600 XT sui 100 euro è una scelta secondo me non proprio super azzeccata, perché dovrebbe costare più sugli 80 euro, aspettiamoci di trovarla dopo magari qualche settimana dall'uscita di questo video, proprio con l'arrivo di queste nuove Intel, magari anche delle nuove proposte di Nvidia e AMD, anche se è difficile che facciano uscire subito un'alternativa su questa fascia, che questa scheda si abbassi di prezzo e per questo magari possa essere considerata su una fascia che è ancora al di sotto dei 100 euro, parliamo quindi di 60-80 euro. Non andrei a spendere oltre gli 80 euro per questa scheda, perché abbiamo visto comunque ha le sue limitazioni sia lato di RAM e anche prestazionalmente parlando, non è insomma la top che c'è attualmente. In ogni caso spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile per scegliere la vostra nuova scheda grafica sotto i 100 euro. Se così, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa 5600 XT. Io come sempre vi consiglio due video che, se non avete visto, vi invito a guardare. Uno è quello sulla GTX 1070 Ti, l'altro è quello sulla RTX 2060, due alternative che parliamo proprio della stessa fascia di prezzo di questa scheda grafica e quindi sarebbero da considerare per un eventuale acquisto proprio se avete questo budget. Detto questo, ho parlato anche abbastanza, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!